Ciao, benvenuti su Cartisia. Oggi farò vedere come realizzare la torta 10 cucchiai alle mele e uvetta, senza bilancia. Un dolce soffice, morbido, goloso, senza burro. Una torta fantastica che si scioglie in bocca. Buonissima, ideale per la colazione o per la merenda. Vediamo subito di cosa avete bisogno per realizzare la torta 10 cucchiai alle mele e uvetta. Vi serviranno alcune mele, due uova, un pizzico di sale, il succo di mezzo limone, mezza bustina di lievito vanigliato per dolci, 10 cucchiai di uvetta, 10 cucchiai di olio di semi di soia, 10 cucchiai di farina 00 di grano tenero, 10 cucchiai di zucchero bianco e infine utilizzeremo solo un cucchiaio di miele. Prendete una ciotola e versate il contenuto di due uova. Versate un pizzico di sale, il succo di mezzo limone, adesso versate 10 cucchiai di zucchero bianco, 10 cucchiai abbondanti. Lavorate il tutto con le fruste elettriche per almeno 5 minuti. Dovete ottenere un composto chiaro e spumoso. Adesso versate 10 cucchiai di olio di semi di soia. Versate un cucchiaio abbondante di miele. Come vedete è un cucchiaio abbondante. E lavorate il tutto con le fruste elettriche. Versate 10 cucchiai di farina 00 di grano tenero, 10 cucchiai abbondanti. Come vedete sono tutti cucchiai abbondanti. Versate mezza bustina di lievito vanigliato per dolci. Amalgamate bene il tutto con le fruste elettriche. Adesso versate 10 cucchiai di uvetta. A questo punto lavate bene due mele e tagliatele a cubetti. Versate le mele nell'impasto. Amalgamate bene il tutto con la vostra spatola. Se volete potete seguirmi su Facebook oppure su Instagram come ricette golose di Cartisia. Adesso vi servirà uno stampo a cerniera di diametro 20. Imburrate e foderate il vostro stampo. Bene, a questo punto versate l'impasto nel vostro stampo. Eseguite questo movimento, così siamo sicuri che la torta si è posizionata bene all'interno della tortiera. Adesso lavate e tagliate a fette due o tre mele, dipende comunque dalla grandezza delle vostre mele, e le posizionate all'interno, nella superficie della vostra torta. Io ho tagliato a fette tre mele. Adesso decorate la vostra torta con le mele. Adesso vi servirà nuovamente lo zucchero bianco. Dovete zuccherare bene tutte le vostre mele.
con abbondante zucchero. A questo punto la nostra torta è pronta per essere infornata. Infornata con un forno preriscaldato, mi raccomando, preriscaldato a 180 gradi. Ho infornato la mia torta a 180 gradi per 45 minuti. Io vi consiglio sempre di controllare la cottura dopo 45 minuti, perché ogni forno funziona in modo diverso. E voilà, la nostra torta di mele e uvetta è pronta. Credetemi, è una vera e propria delizia, buonissima e si realizza senza bilancia. Io spero che questo video vi piace, ma soprattutto spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, provate anche voi la torta mele e uvetta 10 cucchiai. È facilissima da preparare, buonissima da mangiare, una torta fantastica che si scioglie in bocca. Buonissima! Iscrivetevi perché ci sono davvero tante video ricette super golose in arrivo. E tante altre ricette troverete sul mio canale. Confermo, è buonissima! Mi raccomando, iscrivetevi qui su YouTube. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao, baci da Cartisia!